Le streghe le abbiamo inventate noi, ecco, che si sappia in giro. Con le streghe delle simili, siamo noi. Ma vi ricordate quando è che avete cominciato a fare degli esperimenti per ottenere? No, guarda, gli esperimenti nessuno. È stata una combinazione. Devo dire la verità però, ho incontrato Tubertini, il fornaio, perché lui me lo rinfacciava sempre. Perché con le streghe, ti spiego, Tubertini faceva già in via Andrea Costa delle streghe, ma lui faceva la strega classica, quella vecchia, quella alta così. Noi un giorno, lui mi ha dato l'idea della strega, però noi abbiamo fatto la nostra strega, ma l'abbiamo fatta sottile così, con sopra. Era tutto un altro prodotto. Quindi, quindi io dico che l'abbiamo inventata noi quella strega lì, la strega classica, si sa, era la strega, la facevano i fornai, la facevano alta così, la mettevano dentro al forno tutta intera per vedere se il calore, se il forno andava bene. Noi abbiamo avuto la fortuna, devo dire, siamo state brave, perché la fortuna ti aiuta in partenza, ma poi se non sei bravo non tiri avanti. Allora la Marcella Zanna aveva una mano che non poteva usare, allora per il pane lei l'ha subito assunta. Poi facevo il pane, la pasta, la pizza dei, il pane dei, e faceva tutte, le teneva dietro tutte le bolle, insomma lei è stata la sua assistente. Quando è venuta a Bologna a fare le sue cose, per il pane l'abbiamo sempre fatta noi la lezione del pane sua, e aveva degli allievi molto importanti, perché diciamo sempre Bertrand Caster e Danny Kay. Tu lo sapevi, abbiamo avuto Bertrand Caster? Sì. No, qui a Bologna? A Ferraspoglia, sì, con la vita. Bertrand Caster e anche Danny Kay. Danny Kay. Sempre qui? A Bologna. Sempre qui a Bologna. Per la Marcella Zalmica, per noi. Danny Kay, avevamo appena visto io il colonnello, che mi aveva così commosso. Danny Kay era stato così bravo, un personaggio così positivo, con un povero figlio infelice, che lui faceva tanta di quella. Beh, era pana per te e vendere che a Bologna, e lei ci ha fatto fare la sfoglia. Lei. Bertrand Caster, che era dei manuoli. Che era poi merito della Marcella, però siccome lei non faceva la sfoglia, la faceva la Margherita. E lei ha sempre detto che quando è arrivato Bertrand Caster si è presentato a lei. Lui mi ha detto, ah, Bertrand Caster, ho detto, ah, sì.